E noi con le immagini andiamo subito in diretta a seguire l'intervento del ministro dell'Interno Lamorgese al termine del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica. Ma guardi, le criticità che io ho manifestato non era sul decreto Cartabia, non c'entra niente. Io ho parlato l'altro giorno per quanto riguardava i reati di droga, perché io ogni volta che vado a presenza ad alcuni comitati provinciali, da parte dei procuratori mi si pone proprio il problema di un'applicazione non effettiva dell'articolo 73, perché vengono arrestati e dopo poco vengono rimessi per strada dove si trovavano. Noi abbiamo fatto un tavolo di lavoro a suo tempo, appena tornai proprio da Torino, iniziò a Torino questa discussione, poi l'abbiamo avuta a Firenze, cioè in varie sedi è stato posto questo problema. Abbiamo fatto un tavolo di lavoro, questo parlo nel 2020, con il Ministro della Giustizia e con gli uffici legislativi. E poi però sono, guardate, sembra una, diciamo, semplice trovare una sintesi, ma quando poi, e poi vi ricorderete probabilmente, appena noi abbiamo cominciato a parlare, quello che è uscito fuori in termini di anche delle motivazioni, perché dovremmo valutare anche quelle che sono le motivazioni che portano coloro che assumono sostanze stupefacenti, quindi dobbiamo andare molto a monte, non è soltanto un problema di contrasto, ma è un problema anche preventivo. Quindi io ci ritornerò, perché secondo me questo è un argomento che dobbiamo lavorare insieme, anche perché deve trovare anche ovviamente la condivisione del Parlamento, perché fare una norma e non trova la condivisione, quindi non dipende soltanto dai ministeri competenti, che pure avevano trovato una sintesi. Quindi lo riproporremo.